Danilo, bellissima Jacqueline, dicevo, ci fai adesso un pezzo magari più conosciuto, diciamo più popolare dei brani di tuo zio, perché non quello tutti... Più popolare è quello nato nel 78, Gianna. Gianna, ok. Gianna sosteneva tesi e illusioni. Gianna, Gianna, Gianna prometteva pareti e fiumi. Gianna, Gianna aveva un coccodrillo e un dottore. Gianna aveva un fiume eccezionale. Grande, grande. Grazie. Danilo, come mi dicevi prima, tu sei tutto autodidatta. Sì, sì, ho iniziato a strimpellare la chitarra e a provare un accordo dopo l'altro, un periodo, ti spiego. Un po' come tuo zio comunque. Sì, certo, anche lui era autodidatta, anche se dopo gli ultimi tempi ha cominciato anche a studiarla un pochettino la musica. Perciò il pentagramma un pochettino lo leggeva. Io invece, a differenza di lui, il pentagramma lo ignoro. Però sicuramente questa passione per la musica che mi ha attaccato lui, sì, questo sì. Oltre all'ukulele suoni anche altri... Anche la chitarra, sì, ho un paio di chitarre acustiche. Inizialmente suonavo una sua chitarra, poi un giorno ci sono caduto e ho deciso di comprarne una a spese mia. Mm-hmm. È un accordo tira l'altro, anche lo spartito suo, io anche lo spartito musicale per imparare gli accordi ce l'ho, è quello che apparteneva a lui, ancora lo tengo. Come dicevo, siamo sul lungomare, alle tue spalle c'è il mar di Crotone, il mar Ionio, e ci diceva Giovanni poco fa, a poca distanza da dove siamo noi, c'è una foto di Rino bambino, piccolissimo, scattata a qualche decina di metri da qui. Cosa pensi di Crotone, della città di tuo zio, di questo mare? Il mare è bello, è sempre affascinante vederlo, starci davanti, sentire le onde, mi ha sempre affascinato il mare. E io purtroppo, abitando a Roma, devo arrivare fino a Ostia per vederlo il mare, però il mare insomma è sempre una bella cosa. E Crotone è una bellissima città. E certo, il peccato è che non investono un po' nel turismo, che non ci sia questo investimento da parte dello Stato, che dovrebbe investire un pochettino più sulle... che per comunque di zone balneari belle ce ne sono a Crotone, basterebbe un pochettino investire bene i soldi pubblici, allora Crotone sicuramente sarebbe ancora più meraviglioso, ma già così insomma, già è bello. Dopo questa bella lode al paese di tuo zio, anche qui vicino c'è la statua che hanno dedicato a tuo zio. Ci spostiamo 5 minuti là e concludiamo questo breve incontro. Grazie. Ok, di niente.